Adesso ci provo. Ma Dio, sono ancora più sicuro. Fa diventare una bestia, mi fa diventare! Mi fai diventare una bestia, mi fai diventare! Tutti cuore a te. Smoke. Ha fatto un bombi lì sopra apposta. Cazzo, qua. Uno con me, close. What's up guys, qui è il vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Oh, nazionale ha voluto riesumare, visto e considerato il piccolo buff che ha subito quest'arma con l'arrivo di Season 4, un'armetta che conosciamo tutti bene, perché all'inizio del gioco, all'inizio di Warzone 2, è stata la mitraglietta più utilizzata, visto e considerato che è stato praticamente il meta per 2 mesi abbondanti. Di che arma sto parlando? Lo scoprirete tra poco. Ma prima di iniziare, ragazzuoli, vi ricordo che ogni giorno sono in live sulla piattaforma Viola, porco il Dodolus. Quindi quando stai guardando questo video può essere che sono in live. Se volete pormi qualche domanda, mi trovate lì in live ogni giorno. Vi lascio il link in descrizione. Eccolo qua il fennecchino, il fennecchino matto, il fenecone pazzo, sgravatello. Vabbè raga, che ve lo dico a fa? Cioè, comunque stiamo sempre parlando di un'arma che adesso ha subito una piccola aggiunta di danno per quanto riguarda i colpi. E avendo un ratio di fuoco veramente elevato, vi accorgerete quanto adesso spacchi come arma e può competere tranquillamente con le sue dirette concorrenti. Difatti qua abbiamo in mano una build pazza, sgravata del nazionale, che può laserare la gente anche a quella distanza. Ve lo sconsiglio ovviamente di sparare oltre i 20 metri, però eventualmente, visto e considerato che è stabilissima, lo si può fare. La build è una sola parte con il calcio agile Assault, porco il Dudulus, non calibrato, laserone LZR per l'entrata in modalità mirino ovviamente. Volata Lockshot KT85, stabilizzazione rinculo più 0,52 e basta. Ripeto, Lockshot, raga, come volata. Caricatore da 45 colpi, ovviamente, perché sennò non vi bastano un mango per iniziare il fight. E ultimo accessorio, ma non per importanza, impugnatura con retino Fennec, calibrata in più 0,71 stabilità rinculo e basta. Allora raga, non voglio dirvi menzogne, cioè nel senso, l'ISO 45, la nuova mitraglietta, è la mitraglietta più forte, ok? Questa gli va vicino, ma non è minimamente più forte dell'ISO. L'ISO, raga, è la mitraglietta più forte che potete utilizzare attualmente. Però quest'arma, raga, ha un buonissimo ratio di fuoco ed è quella che, se non è quella maggiore, è nella top 3 a mani basse. L'unica cosa, vi accorgerete, è che 45 colpi se li mangia parecchio in fretta, perché appunto, tornando al discorso che vi ho appena detto del ratio di fuoco, 45 colpi in realtà sono anche pochi, nonostante paradossalmente su gran parte delle mitragliette bastano e avanzano. Sulla fennechina no, quindi se volete utilizzare una mitraglietta che sapete già utilizzare, perché l'abbiamo usata per 2 mesi di fila all'inizio di Warzone, questa è una scelta che adesso è veramente ottimale rispetto a prima, che in realtà faceva vomitare. Adesso lievemente potenziata al suo utilizzo, il suo perché all'interno del gioco. Ovviamente, ragazzuoli belli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del fennecone pazzo sgravato ex meta, che può subentrare prepotentemente. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella re. Gli irlandesi sono tutte fatte in lobby bot, tutte quante, bro. Credo di avervele inculate, ma non ne sono sicuro, raga. No, mi è salvato il culo, altro che... No, me l'hai inculato! Se lo fai come lavoro, è un conto giocare con l'asciugamano tutta la partita, è un conto giocare e parlare, sono due mondi completamente diversi. Vabbè, cagare, vai a recaga. Signor Real, buonasera, amore, come sta? Come andiamo? Come sta? Poi guarda da sinistra, Buster, non so chi. Ha fatto un bombi lì sopra apposta. Cazzo, qua.
Poi c'è Santo Buster, se vuoi, non lo aiuto io. Sorry, pieno di gente ancora, mi rampo la sinistra, sì. Sono fly di merda. Il movement è la vecchia. No, è sul tetto, scusami qua. Uno con la map, close. Arrivo. Ti giuro, cioè, zio, cosa sto vedendo? Un colpo mi ha dato, frate. Mi resto, ci provo. Ah, te la fanculo, te le tue claymore del merda, porco zio. Zio, che palle, sti rincoglioniti con gli scudi e le pistole, stanno giocando. Scudi o pistole? Meta. Sai che hai detto? Ho capito, Philly o Ditlolia, ho capito. Ho fatto passer, cioè. Restate in 25. Arrivo. Oh! No! Non mi sparate dall'alto, non vale. Non vale. No, neanche da qua. Ma porca, dico la puttana. Mi fa diventare una bestia. C'è lo shops. Dov'è? Vai in mano gli scudieri. Ah, ma c'è gente là? Oh. Ah sì, Pura. Godo un po'. Oddio, però ci sono tutti qua da te. La smoke ce l'ho. Un altro zio. Non ci credo, che timing, zio. Stai qua buono, c'è tutto il tempo del mondo, c'è la maschera d'oro, bro. L'hai visto? Sì. È in acqua. Prendete terreno. Ultimi 10. Minchia, è forte, però c'è troppi pochi colpi, spara, cazzo. Ah, sì, ne fai uno. Se aveva il problema così quando era meta ed era con la vita in meno, figurati adesso. Tutto vero quello che dite, ragazzi. Cos'è sto? Che cazzo è successo? La Madonna, chi l'ha vista? La Madonna. Perché io non li vedo questi qua, raga? Perché sono tutti quanti di là, bro, mi sa. Ah, c'era il furbetto. Malandrino. Su tutti i fino all'infinito sono qua. One is gunning for hours. È uno contro tutti. Tutti contro uno. È un free for all. È un free for all, eh? Vero. Gioco delle armi. Tanto anche una kill, impazzisco. Third party is coming. E mi è stato talmente one shot uno. Sì, che l'ho presa io la kill. Sium. L'urlo funesto del Sium. Adesso muore incastrato e parte un bestemmione. Però questi si sono parcheggiati negli angoli. Uno, cioè, c'è qua sotto, mi stavo in acqua, eh. Sì. Esatto, senti. Oh, eccolo. Fame. C'è l'altro occhio, zio. Ma bro, dov'è? È di fronte a te, lì? Sì, guardalo. Vuole fare il fenomeno. Ma sono io il GOAT! Sono io il GOAT di questa mappa, zio porco! Sono cazzo io il GOAT! Dove cazzo è il contratto da marinaio e da zio porco macellaio? Leccatemi la saga scrotale esclusiva del Madonna San Gennaro! Cazzo!